Bene, se ci sentiamo posso cominciare questa serata molto importante che abbiamo previsto dopo un mese, il mese di ottobre, per il Centro San Domenico è stato un mese molto intenso. Abbiamo il 15 ottobre dedicato una giornata intera sul tema della parola che abbiamo celebrato al Mambo, al Museo Archeologico, alla Sala Borsa e qui alla sera con Luciano Canfora e Pino Modugno. Abbiamo poi proseguito con una serata dedicata al confronto tra la medicina e le nuove tecnologie. E soprattutto il 20 5 di ottobre, qui insieme a Romano Prodi e Stefano Zamagni, abbiamo parlato di un libro dedicato al confronto tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, per vedere se la Chiesa si può riavvicinare alla modernità. E quindi è stata una serata dedicata alla cultura a 360 gradi. Dico questo perché anche da queste esperienze vengono le domande che ci poniamo questa sera. Una domanda in particolare, quella che è nel titolo di questa serata, che è ispirata al libro del profeta Isaia. Sentinella, a che punto è la notte? È una domanda appunto che si interroga sulla situazione in cui noi viviamo oggi di grandi cambiamenti, cambiamenti sociali oltre che ambientali, cambiamenti politici certamente anche, ma soprattutto ci chiediamo quali prospettive ha oggi la cultura per riprendere quello che ci portiamo dietro nella nostra tradizione per proiettarci in avanti, cioè quello che il professor Dionigi chiama il rapporto tra il notum, la tradizione culturale classica, antica e il novum, quello che c'è da costruire nel presente in prospettiva del futuro. Ecco, appunto, noi questa sera rivolgiamo questa domanda: a che punto è la notte, cosa resta della notte, che prospettiva ci sono di un'alba nuova per la cultura e per la vita sociale del nostro tempo. Poniamo questa domanda a un rappresentante autorevole della cultura che abbiamo il piacere e l'onore di riavere con noi, perché fa parte ormai della vita del Centro San Domenico, il professor Dionigi, che come tutti sapete è stato rettore magnifico dell'Alma Mater qui di Bologna, è presidente della Pontificia Accademia sul Latino, sulla lingua latina, sono anche presidente anche dell'Alma Laurea, quindi rappresenta la nostra cultura bolognese al 100%, anche con le iniziative che ogni anno si rinnovano nel mese di maggio qui a Santa Lucia. Ecco, giriamo questa domanda sulla situazione della cultura in cui viviamo oggi, la giriamo a lui per sapere se ci possa essere una risposta e quale risposta possiamo dare. Lui è competente soprattutto nel campo della letteratura, del linguaggio, della linguistica ed è molto attento a quello che viene, i segni, i sintomi che ci sono nella vita della politica, nella vita sociale in generale,
e chiediamo a Lui di guardarci attorno su quello che accade e gli chiediamo se esistono delle prospettive per il futuro. Grazie, professor De Nici. Ma che cosa amo quando amo te? Non la bellezza del corpo, non la bellezza del tempo, non il fulgore della luce così caro a questi occhi, non le dolci melodie di canti armoniosi, non la fragranza dei fiori unguenti aromi, non manna e miele, non corpi graditi agli amplessi carnali. Non sono queste le cose che amo quando amo il mio Dio. Eppure quando amo il mio Dio, amo in un certo senso una luce, una voce, un odore, un cibo, un amplesso. Luce, voce, odore, cibo, amplesso dell'uomo interiore che è in me, dove splende nell'anima mia una luce non limitata dallo spazio, dove risuona una voce non rapita dal tempo, dove profumo un odore non disperso dal vento, dove ha gusto un sapore non attenuato dalla voracità e dove si annoda un amplesso non sciolto dalla sazietà. Tutto questo io amo quando amo il mio Dio, ma io non so che cos'è. Ho interrogato la terra e mi ha risposto: non sono io. E le cose che sono in essa mi hanno fatto la stessa confessione. Ho interrogato il mare, gli abissi e i viventi e mi hanno risposto: non siamo noi il tuo Dio, cerca al di sopra di noi. Ho interrogato le voci del vento e tutto il regno dell'aria con i suoi abitanti e mi ha risposto: Anassimene si sbaglia, io non sono Dio. Ho interrogato il cielo, il sole, la luna e le stelle. Neppure noi, mi dicono, siamo quel Dio che tu cerchi. Allora a tutti coloro che circondano le porte dei miei sensi ho chiesto: se non siete voi il mio Dio, parlatemi di Lui, ditemi qualcosa di Lui. Ed essi a gran voce esclamarono: è Lui il nostro creatore, Lui la mia domanda. La mia domanda era la contemplazione, la bellezza alla loro risposta. Infine mi rivolsi a me stesso e mi chiesi: tu chi sei? Risposi: un uomo. Questo passo di Agostino credo che ci ponga al centro di questa riflessione. Sono un uomo. Uomo da humus, terra, caratterizzato dalla natura mortale. Poco prima Agostino dice: io sono uno che si porta addosso, l'uomo è uno che si porta addosso la propria mortalità, la propria natura mortale. Homo circumferens mortalitatem sua. Questa domanda su chi è Dio, che è l'abisso che si riflette nell'altro abisso, che è l'abisso dell'uomo, rimanda a un passo dell'Antico Testamento dove troviamo la risposta su chi è questo Dio che chiedeva Agostino. Ce lo fornisce il primo libro dei Re. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, la voce di un sottile silenzio. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello. Già in un'altra occasione ho detto che il più bel commento che ho trovato a questo passo è quello del caro compianto Umberto Eco, che così ha chiosato: non si può trovare Dio nel rumore, Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media, Dio non è mai sulle prime pagine dei giornali, Dio non è mai in TV, Dio non è mai a Broadway, Dio è dove non c'è agitazione. Io vorrei però tranquillizzarvi, perché non intendo qui impartirvi una lezione biblica e sottrarre il mestiere a Padre Giovanni, né tantomeno azzardare una dilettantesca analisi psicologica su chi è l'uomo. Ecco, semplicemente domandarmi e domandarci
Noi oggi come reagiamo di fronte a venti che ci coinvolgono, ci stravolgono e ci travolgono? Teniamo la postura eretta e lo sguardo panoramico come ha fatto Agostino, anzi lui lo teneva rivolto verso l'alto, oppure siamo bocconi a terra a quattro zampe? Ci appartiene solo alla dimensione orizzontale oppure abbiamo familiarità anche con quella verticale? Io vorrei con questa mia meditazione chiedere una sorta di time out, una sospensione del gioco della vita quotidiana che ci riconduca a quella domanda di Agostino: chi sei? Agostino con quella domanda ha decostruito la concezione classica dell'io, ha destrutturato la concezione dell'io classico. Qui non si tratta di rispondere alla domanda su chi è l'uomo, è vero, ma è la domanda sull'identità personale, esistenziale, irrepetibile, tu chi sei? Non sull'identità biologica, antropologica, chi è l'uomo, no, tu chi sei, tu. C'è una parola latina che come una sorta di password ci consente di entrare nella domanda del profeta che dà il titolo alla nostra serata, Sentinella che punta la notte. E questa parola è la parola latina finis, che si colloca a un incrocio di più significati. Il primo significato è la fine, la morte, che noi facciamo fatica ad ammettere, che ci sono tanti amici e colleghi medici, è vero. Pensiamo alle facili denunce contro i medici, perché morire non si può. Eppure il primo significato è la fine, la morte, che ci pareggia tutti. Dice Seneca, in pares nascimur, pares morimur. Non lo traduco perché il latino è più facile dell'italiano. Ci pareggia questa morte e noi cerchiamo di annullare con improbabili forme di immortalità biotecnologica da affidare a transumanesimo, postumanesimo. È vero, quella morte della quale abbiamo paura e per questo bramiamo potere e avere. Prima di Marcuse, prima di Canetti, prima di Freud, l'aveva detto il mio Lucrezio, l'avidità e il potere sono alimentati all'untur formidene morti, sono alimentati dalla paura della morte. Il secondo significato è di finis, è il fine, lo scopo, che è sempre meno visibile e meno disponibile questo fine nella nostra vita individuale e collettiva, nella vita sociale, che è sopraffatto, è vero, sovraffollato da questa moltitudine di mezzi. E poi il terzo significato è il confine. Il confine da cui noi vogliamo uscire, perché ci va stretto il confine. Questo confine non ci contiene più. Quel confine è un limite che noi stiamo delegittimando alla ricerca del novum, di ciò che è mai udito, mai visto, mai sperimentato. Noi ci buttiamo alle spalle il notum dei classici, dei padri, dei maestri e viviamo una sorta di spedizione argonautica, è vero, in cerca del novum. Stiamo sconfinando. E in questo passaggio, rubo le parole a Gramsci, ci troviamo in una sorta di interregno complicato, Dice Gramsci che il nuovo ordine non è ancora emerso, il vecchio sta morendo, in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. E allora quali fenomeni si verificano qui? Qui non è solamente in causa l'incompetenza dei governanti, l'ignoranza dei politici e del bullismo di qualche capopopolo. È vero, c'è uno spaventoso vuoto culturale in chi ci governa, in chi ci amministra. Hanno 10 parole per far politica e per di più usate male. Su questo, però qui c'è anche altro. C'è che nel cono d'ombra sono entrate le ragioni della ragione e le ragioni del cuore di ciascuno di noi. C'è che noi potremmo non essere migliori degli altri. C'è che potrebbe riguardarci la terribile risposta che nel film Lui è tornato, il redivivo Hitler dà alla domanda: lei si è mai chiesto perché il popolo mi segue?
Il popolo mi segue perché in fondo siete tutti come me. Abbiamo tutti gli stessi valori. E allora, sentinella che punta la notte, continui Isaia e dice: guardai, ma non c'era nessuno tra costoro, proprio nessuno capace di consigliare, nessuno da interrogare per avere una risposta. Le risposte nel momento in cui le istituzioni sono in affanno o hanno credibilità zero, sono in affanno la Chiesa, la famiglia, i partiti, la politica. Allora, in questo momento io credo che le risposte le dobbiamo trovare da noi e in noi. E questo è il tempo della responsabilità individuale. Responsabilità è una parola latina, deriva dal verbo rispondere. Vuol dire che c'è una richiesta e bisogna rispondere. Responsabile è colui che si fa carico di rispondere. E allora vediamo di compiere insieme questo viaggio intorno a questa parola finis. Senza dimenticare il primo significato, quello della fine, e il secondo, che è quello dello scopo, sui quali torneremo, io vorrei iniziare a intrattenermi sul terzo significato, il confine, o meglio sulla rottura di questo confine, sullo sconfinamento, anzi sul duplice sconfinamento di cui oggi siamo più testimoni che attori. Il primo sconfinamento lo conosciamo tutti, è l'arrivo di questi nuovi popoli, di questi nuovi barbari. È vero, è una rivoluzione sociale, non passerà la notte, questa notte qui, la nottata questa non passa, è appena iniziata. Ha il volto e il nome dei popoli nuovi che arrivano, è vero, inarrestabili come il volo degli uccelli. Noi eravamo abituati al grande canone della storia, noi europei abbiamo avuto una grande storia, una grande cultura, un rinascimento, tanti rinascimenti, ma quel codice non basta più. Io dico alcune volte ai miei ragazzi: guardate il mappamondo, fa bene alla igiene mentale. E uno vede questa aiuola che ci fa tanto feroci come piccola. E come piccola la nostra Europa ha scoperto il mondo nuovo, ma ora accanto alla storia, ai nostri rinascimenti, c'è la geografia e c'è la demografia che ci condannano. E ci ricordano che noi siamo l'Occidente, il mondo che tramonta, questo vuol dire Occidente. E la paura, è una grande paura, sta arrivando. Questa paura oggi che arriva è diventata il grande marketing dei nostri giorni. Allora, quale strada intraprendere, quale insegnamento seguire? C'è un maestro da adottare e che pagheremo chissà quanto, è vero? Ecco, a me piace col Petrarca sempre rivolgere lo sguardo avanti e indietro. Se guardiamo avanti, la demografia ci è contro e ci condanna. Capiamo bene che tra un secolo, se e quando verrà fatta l'Europa, se l'andamento demografico è questo, forse gli europei non ci saranno più. Quindi tranquilli con tutti questi primati. Ma a me interessa guardare soprattutto, più che i numeri, qui ci pensano i demografi, i sociologi, che ne sanno più di me, è vero? Guardare indietro. E allora qui un racconto, vi propongo un racconto di Roma. Anno 48 d.C., si liberano dei seggi in Senato, i senatori dicono, tocca a noi, in una sorta di grido prima ai romani. Tacito dice che l'imperatore Claudio, per nulla scosso da queste opzioni, convoca il Senato e tiene un discorso memorabile ed esemplare. Claudio dice: ma guardatevi, guardiamoci noi, da dove veniamo noi senatori? Non veniamo dai Giuni, dai Coruncai, dai Giuni di Alba, i Coruncai di Camerio, dai Porzi di Tuscolo? E poi se andiamo indietro all'antichità, alcuni non vengono dall'Etruria, dalla Lucania, da tutta Italia, furono chiamati a far parte del Senato anche coloro che erano al di là delle Alpi. Che cosa ha causato la rovina qui l'affondo? Agli Spartani e agli Ateniesi, ben più civili e potenti di noi. Che cosa ha causato la rovina se non il respingere i vinti come stranieri e come barbari? Loro hanno creato i barbari.
Ma il nostro padre Romolo nello stesso giorno rendeva i nemici hostes, li rendeva cives. E Livio racconta in questa prima pagina, è vero, della storia di Roma, dalla sua fondazione, che Roma l'ha costruito le mura più grandi di quanto fosse necessario, perché erano poche allora. Per lui ha voluto delle mura ampie, amplissime. Dice il testo, in spem future multitudinis, in previsione di una grande moltitudine. Ha creato anche un asylum. Asylum è quel luogo inviolabile, intoccabile, da cui è rimasto il nostro asilo, dei bimbi, è vero, che sono quelli dai inviolabili, intoccabili, dove potessero rifugiarsi coloro che stanno delle popolazioni vicine, di qualunque ceto o condizione sociale fosse, liberi, anservi, essent. Perché lui voleva miscere sanguine e genus, voleva mescolare il sangue e la stirpe. E anche la storia dei sette re di Roma, in questa alternanza etnica fra romani, sabini e etruschi, e nel segno di questa mescolanza del sangue e della stirpe. Da questo, pochi antefatti, da questo tratteggio si può dire che tutta la storia di Roma, dal padre Romolo fino al 212, la Costituzione Antoniniana, con la quale Caracalla estende la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, tutta la storia di Roma può essere letta come una storia di grande inclusione, di et et. I romani avevano capito che per durare, per essere potenti, dovevano aprire e includere, mentre Atene e Sparta, così potenti, rovinarono, decadero ben presto perché non hanno accolto, non hanno integrato, hanno creato i barbari. Un muro tra chi è dentro e chi è fuori. Cosa dice l'Ifigenia in Aulide di Euripide? È il barbaro che deve obbedire al greco, non il contrario, perché loro sono schiavi e noi siamo uomini liberi. Questo era il grande mito di Atene e di Sparta. E poi c'è il controcanto nelle Troiane dello stesso Euripide, di Andromaca, quando vede, è vero, ucciso il piccolo Astianate da Ulisse, dice: i barbari, ma chi sono i barbari? Siete voi, voi greci siete i barbari, è vero, gliel'ha rovesciato contro. E allora c'è questa marca distintiva della virtus politica romana e di questo lungimirante imperialismo e questa inclusione. Ma non c'è solo questo, c'è anche un'altra virtus, che è quella culturale. I romani seppero accogliere la cultura degli altri. La data inaugurale della letteratura latina è il 240 avanti Cristo. Ecco cos'è. È un'opera autoctona, originale, certa originalità, come dice Berenson, è proprio degli incapaci. I romani, siccome erano astuti, hanno copiato. Come prima loro opera, hanno tradotto un'opera greca, hanno tradotto l'Odissea ad opera di Livio Andronico. Questa è la prima opera di Roma. Hanno adottato anche la cultura e poi la religione. C'è un padre della Chiesa che dice che laddove arrivano le aquile romane, feroci, probabilmente feroci, distruggono, conquistano, poi alla sera, quando la furia della ribellione è calmata, si aggirano per i villaggi a far cosa? Deus quaerunt et suos facium. Cercano gli dei locali e li fanno propri e li portano a Roma nel loro pantheon meticcio e multietnico. Virtus politica, virtus culturale, virtus religiosa, anche virtus linguistica. Hostis non designava hostis, ostile, come diciamo noi oggi, il nemico, e neppure lo straniero in generale, ma hostis in latino era uno che aveva i diritti, lo straniero, pari al cittadino. Poi dopo, quando è stato percepito, perché anche allora, è vero, è cominciata una percezione negativa, allora hostis sarà sostituito da hospes, il suo gemello linguistico, che era connesso alla stessa radice. E
Hospes erediterà il significato di ospite, che però era il significato originario di hostis. Loro, lo ius soli, l'avevano già realizzato. Loro, lo ius culturi, i romani, lo avevano già realizzato. Lo ius religionis, lo avevano già realizzato. Anche lo ius lingue. C'è di più col cosmopolitismo stoico di Seneca. Quando ogni uomo diventa cittadino del mondo. Dice Seneca nella Consolazione della Madre Elvia, non c'è città che non sia in gran parte popolata di immigrati. Peregrina multitudo. Ci sono qui più forestieri che indigeni, plures peregrini quam cives, perché tutto risulta da mescolanze innesti, perché noi al fondo non portiamo radici, ma portiamo piedi. E ancor di più nell'Epistola 65, qui il discorso si inarca. E Seneca dice come dobbiamo comportarci con gli uomini. Quomo dominibus situtendum. E gli risponde, dobbiamo dare queste norme di vita. Porgere la mano al naufrago, naufrago manum porrigere, indicare la via che ha smarrito, erranti via mostrare, dividere il pane con l'affamato, cum esuriente pa nessun dividere. Ecco, questo è un triplice precetto che di evidente consonanza evangelica credo che dovrebbe fare arrossire, vergognare tutti quei cattolici che alla domenica vanno alla messa e poi rilasciano dichiarazioni contro gli immigrati. Ma lui continua Seneca e dice, sempre su questa lunghezza d'onda, dice, ma chi ha fondato Roma? Chi abbiamo noi come conditor, come fondatore? Abbiamo un erede al trono? Uno di sangue blu? Uno dei nostri? No. Noi abbiamo avuto come fondatore un esule e un profugo, exul e profugus, che aveva perduto la patria e si era portato dietro un pugno di superstiti alla ricerca di una terra lontana, sospinta in Italia dalla necessità e dalla paura del nemico, Enea. E la conosciamo bene, la grande profezia di Anchise. Altri, con eleganza maggiore, sapranno forgiare il bronzo e dargli il respiro, sapranno scolpire volti viventi nel marmo, peroreranno meglio le cause col sestante, misureranno le vie del cielo, sapranno predire la levata degli astri. Tu, Romano, ricorda, governare le genti, tu reggere imperio, populus romane memento. Questa sarà la tua arte. E imporre norme alla pace, pacique imponere amore. Non le arti, non la giustizia, non l'astronomia, ma l'imperium e la pax. Saranno le arti, le tecniche e le specialità di Roma. E questo imperium non conoscerà confini né spaziali né temporali, imperium sine fine dei. Non c'è né fine né spaziale né temporale. Ci sarà un periodo in cui Roma è padrone del mondo, si estenderà al nord fin verso la Scandinavia, est fin verso la Cina, vero in direzione. Grazie a che cosa? Al commercio, grazie a un grande apparato amministrativo, grazie a una grande tecnica di ingegneria e di costruzione, è vero. Questa Roma, città eterna, è vero. Capiamo l'ammirazione di Goethe quando ha visto di persona quella Roma e quei monumenti che lui ha visto nelle carte, nei muri appesi a casa di suo padre. E a me piace aggiungere che capiamo quando Marguerite Yourcenar, nelle memorie di Adriano, fa confessare ad Adriano, dice «Io in greco ho pensato, in greco ho vissuto, ma in latino ho amministrato». In latino ho amministrato. E allora, però qui c'è subito una domanda. Tutto bene allora? Siamo all'avvento dell'età dell'oro, del ritorno di Saturno, delle magnifiche sorti progressive? A un esame ravvicinato, quell'imperium e quella pax, dei quali Anchise ha investito Enea, è vero, e che sono le due gambe su cui cammina l'impero di Roma, l'imperium e la pax,
A un esame ravvicinato presentano il loro conto pesante e mostrano il loro volto feroce. Proprio qui, il 15 ottobre, Luciano Canfora era seduto lì, ci ricordava che ci sono stati, è vero, anche i popoli sottomessi, questa sorta di resistenza spirituale contro Roma, a prescindere da quella della religione nuova dei cristiani. Ci sono tante testimonianze, è vero, contro questo imperium e questa pax. Io ne ricordo uno solo, quello più famoso, è vero, di questo capo dei Caledoni, si chiamava Calcago. Era un capo della Scozia settentrionale, lo ricorda Tacito nell'Agricola. Accusa i romani di coprire e contrabbandare con le parole gli slogan più nobili, i comportamenti più infami, il depredare, il massacrare, il rapinare con falsi nomi, li chiamate imperium, e laddove fate il deserto lo chiamate la pace. È un'accusa radicale questa, perché sovverte, capovolge di segno quell'imperium e quella pax che ci apparivano così nobili, che Anchise consegna e predice ad Enea. Perché la Pax e l'Imperium è il binomio fondativo e inscindibile di Roma, è il fulcro di quella profezia di Anchise e della propaganda di Augusto. Come a dire in questo discorso, questo principe, vero, dei Caledoni, come a dire, vedete voi romani, usate due belle parole, ma sono falsa nomina. Belle parole, ma parole false, che celano realtà terribili. Una battaglia di parole dove diremo noi, i padroni del linguaggio mandano in esilio i cittadini della parola. È un passo straordinariamente fortunato. Negli anni Sessanta i contestatori, allora negli striscioni citavano questo passo, vero, contro gli americani per la guerra del Vietnam, nel 68 nel loro striscione lo portavano scritto, perché allora i contestatori erano colti, non sono quelli del club della birra come adesso, insomma, sapevano bene, ecco. Ma non solo i contestatori, quel passo avrà una gran fortuna a Roma, un presidente di un popolo martoriato, del popolo libanese, Fuad Signor, lo sbatterà in faccia con Condoleezza Rice, segretario di Stato americano di Bush, il depredare, il massacrare, il rapinare, voi, rivolto al sottosegretario di Stato, li chiamate impero, dove fate il deserto, lo chiamate la pace. È un passo ricordato anche di Simone Weil. Simone Weil dice addirittura che c'è un'analogia tra il regime hitleriano e Roma, tanto impressionante, dice, dopo 2000 anni, e lo stesso dice, vede questo disegno proprio, alla base dell'idea del nazismo vede questa idea di Roma, vero? Questo poema della propaganda europea e augustea. Ora, quella voce degli altri che incrina questo grande disegno di Roma, è vero, questo imperium e questa pax che hanno quell'altro lato oscuro della medaglia, in verità era già nella stessa Eneide, il poema della propaganda di Augusto. La guerra apre, percorre e chiude fino alla soluzione finale tutta l'Eneide di Virgilio. Virgilio dice non c'è salvezza nella guerra, e lui proprio adopri 13 aggettivi più negativi per la guerra. La guerra, dice, è apportatrice di morte, dolorosa, indicibile, stremante, orribile, mostruosa, luttuosa, crudele e empia. Non a caso Enea il dux invitus è controvoglia. Lui dice a Didone quando incontra l'aldilà, io non volevo partire, ma sono stato costretto. Lui è Italiam non sponte sequor, io di mia volontà non voglio, non vorrei. Per questo è definito il victor tristis Enea, perché se vinci con le armi e il sangue non puoi che essere tristi. Ora, la lezione dei romani è chiara. I romani praticarono l'inclusione, l'etet, rendendo i nemici cittadini, dando la cittadinanza, assorbendo la cultura, conquistarono con le armi, ma si facevano conquistare dalle arti, hanno adottato gli dèi,
stranieri, non per filantropia, non per pietas umano caritas cristiana, ma per puro calcolo politico, perché loro, i romani, erano degli imperialisti seri, erano dei politici veri, capaci, lungimiranti. Per questo Roma è durata, Atene e Sparta sono implose. Noi che siamo venuti dopo i romani abbiamo un vantaggio che loro non avevano, i romani. Noi siamo eredi di quel grande messaggio che ci hanno consegnato due rivoluzioni, una rivoluzione della ragione laica e una rivoluzione di una rivelazione, la ragione illuministica e il messaggio del Vangelo. E questo messaggio qual è? Essere fratelli, che è più forte che essere consanguinei, è più impegnativo che essere cittadini, più nobile che essere uomini. Ecco, riconoscere l'altro come fratello. C'è un'etimologia latina che è bella, anche se falsa. Chi è il fratello? Fratello fere alter, è quasi un altro me stesso. Ecco la prima risposta alla domanda chi sei tu. Questa è la prima risposta. Io stasera ho due risposte. La prima è questa. Chi sei? Tu sei un fratello. E allora, se non quello della fratellanza, se non vogliamo essere cristiani o illuministi, siamo almeno romani. Almeno romani. Se non quello della fratellanza, impariamo, adottiamo almeno il codice della politica. Se non vogliamo essere fratelli, siamo almeno cittadini e usciamo dallo stato di ferita del nemico, dallo stato bestiale. Laddove non arrivano la virtù e la convinzione, la giustizia e l'humanitas, dovrebbero supplire e concorrere il calcolo, la lungimiranza della politica, il realismo e la convenienza. Capire che loro crescono a milioni. Ogni secondo ne nascono di colore 59, di italiano ne nasce mezzo. Proiettate 300 anni. Cambiare il sangue. In quel discorso Claudio dice: noi abbiamo reclutato le legioni straniere perché il nostro imperium era fessum, era stanco. Il nostro sangue non bastava più, ci voleva sangue nuovo. Saranno sporchi, saranno brutti, verranno d'altrove, saranno ignoranti, ma hanno il futuro nel sangue, hanno 20 anni. E noi europei siamo ultracentenari, siamo occidentali, tramontanti. Allora la consapevolezza che loro, i barbari, possono essere la soluzione dei nostri problemi, la via della nostra sopravvivenza, di più, la direzione del nostro destino. Come aveva ben intuito Costantino Cavafis, andatevela a leggere quella poesia Aspettando i barbari, tradotta anche da Montale. Tutti si aspettano i barbari, arrivano i barbari, comincia il tam-tam. Allora, se arrivano i barbari, allora una grande attesa nella quale si intrecciano paure e speranze, perché arrivano i barbari. Allora i grandi interrogativi che si pongono tutti, il re, il senato, tutti, perché arrivano i barbari. 7 volte torna proprio questo ritornello, questo refrain. È uno grande sconcerto, arrivano i barbari. Poi d'un tratto, perché questo smarrimento ansioso? I volti si sono fatti seri, perché rapidamente strade e piazze si svuotano e ritornano tutti a casa perplessi. Si è fatta notte e i barbari non sono venuti. Taluni sono giunti dal confini e hanno detto che di barbari non ce sono più. E adesso senza barbari cosa sarà di noi? Era una soluzione quella gente. Questo è il primo sconfinamento. Il secondo sconfinamento, questo monocratismo della tecnica, questa rottura del confine della natura. Prima abbiamo parlato di questo sconfinamento dei popoli, l'infrazione del significato di questa parola finis, che vuol dire confini, il primo sconfinamento. Adesso ce n'è un altro, gli sconfinamenti. Non si tratta solo della tecnologia, delle comunicazioni, questo mondo di questo sciame mediatico, è vero, della infosfera. No, qui in gioco è altro. Che cosa è in gioco?
Per il sapere classico ordinato era chiaro. C'era la filosofia che generava la scienza e c'era la tecnica ancella della scienza. C'era una gerarchia, tre gradini ben chiari. Ora la tecnica, propriamente la tecnologia, che era nata come ancella della scienza per soccorrere l'uomo, oggi non è più strumento. Grazie all'uomo, che è diventato demiurgo di se stesso, ormai essa è protesi che supera e perfeziona l'uomo e la natura. Pensate alla genetica, alle neuroscienze, soprattutto all'intelligenza artificiale. Oggi noi abbiamo da questa tecnica un uomo consegnato, ci consegna un uomo che è competitivo con la macchina, combinato con la macchina, aumentato dalla macchina e forse anche minacciato dalla macchina. Allora qui due domande. Le due parti che compongono la parola tecnologia. Guardate, tecnologia è la forma più avanzata di conoscenza, una delle parole più belle e miracolose che ci siano, perché tecnologia è composta da tecne, latinamente tradotto ars, e logos. Logos è quello che ci differenzia dagli animali, il logos è la parola, è la ragione, il discorso. Tutto è logos, il logos. Ha 14 significati in greco, ma il logos, che ci comprende tutti, ci preesiste, tecnologia, sarà bene una bella parola. Ebbene, queste due parole che compongono la tecne e il logo si sposano ancora in un felice connubio? Sono ancora in accordo? Sono due strumenti? Oppure sono scordati, non si accordano? La tecne persegue una sciagurata autonomia dal logos e si sposa col kratos. Cos'è il kratos? È lo strapotere, è la forza brutta, il kratos. Questa è la prima. E la seconda, per adottare il linguaggio medico di Ippocrate, perché Ippocrate diceva che laddove c'è la filotecnia, l'amore della tecnica, c'è la filantropia da essa, l'amore per l'uomo. Questo è vero. Bene la filotecnia, l'amore della tecnica, ma va di pari passo questa con la filantropia e l'amore dell'uomo? Ecco, la prospettiva di creare qualcosa che ci supera e ci sopravvive, qualcosa di sostituibile, di perfettibile, destinato a durare, creato da noi, che siamo imperfetti e non duriamo, capite? Questa prospettiva destabilizza. Chi era Prometeo? Ecco, Prometeo è il simbolo della tecnica. Prometeo è colui che ha dato la tecnica. Insegna loro a distinguere il sorgere e il tramontare degli astri. E poi il numero, principio di ogni sapere, per loro inventai. E le lettere alla scrittura, memoria di tutto, madre feconda della poesia. Io e nessun altro inventò la nave. Se uno si ammalava, non aveva alcun rimedio finché io non insegnai loro a miscelare medicamenti curativi per scacciare tutte le malattie, tutte le arti, le tecnei, ai mortali vengono da me, da Prometeo. E poi continua, e poi ho dato l'arte suprema io agli uomini. E il coro dice, sì, un grande giovamento tu hai donato ai mortali. Ho impedito agli uomini di prevedere il loro destino mortale. Ho impedito a loro di ricordare che sono effimeri, effimeri che durano un giorno. Ho distolto agli uomini dal pensiero della morte. Ecco. Il Prometeo che è in noi, che a lungo ci ha protetti e serviti, oggi, proprio quella messa da parte, quello lì, dice io ho donato speranze cieche. Noi oggi di Prometeo vediamo che cosa? Questo superamento e questo dominio. Prometeo cosa vuol dire? Prometeo vuol dire che lui che capisce prima. Sta disvelando tutta il potere, la potenzialità della propria etimologia con un progresso tecnologico vertiginoso, è vero. E l'uomo per la prima volta si sente inferiore,
è il creatore che si sente inferiore alla creatura. Noi ci segniamo i produttori che ci sentiamo inferiori al prodotto. Di qui ci nasce una sorta di soggezione, di umiliazione. Nel dopoguerra, anche in seguito alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, Günther Anders ha scritto: l'uomo è antiquato. E l'uomo vive a tal punto questa sua inferiorità rispetto alla tecnologia che solo lo sovrasta, lo supera, che sconta una sorta, dice, di vergogna prometeica. Ecco, quotidianamente si rinnova questa sfida delle macchine. Il grande Hawking, che ne capiva, ha detto: noi siamo tra opportunità e rischi. Ecco, io credo che siamo a un bivio senza segnaletica, dove tutto è possibile. Noi siamo a questo bivio, diretti verso terre gravide di rischi e opportunità, dove tutto è possibile. Noi potremmo costruire, come ha detto qualcuno, un'Atene digitale in compagnia di Prometeo, nella quale regneranno tempo libero, ricchezze e robot che ci esenteranno dal lavoro. Questa è una chance, e alcuni dietro questo hanno proprio, più che una ricerca, hanno del fideismo, è vero. Dall'altra potremmo anche però trovarci di fronte al fallimento con Epimeteo. Epimeteo è quello che arriva dopo, è il fratello di Prometeo, un po' ritardato. E lui, Epimeteo, è quello che ha contribuito a aprire il vaso di Pandora. E da quel vaso sono usciti, fuoriusciti i mali peggiori irreparabili. La classicità aveva un pensiero ordinato qui, perché Prometeo, di fronte agli uomini che morivano, colpiti dalle intemperie della natura, dalla ferocia degli animali, lui ha rubato il fuoco e le arti a Efesto, le ha date all'uomo, e l'uomo, grazie a Prometeo, poteva sopravvivere, ha creato delle grotte, si riparava dalle intemperie e le armi, uccideva gli animali, perché aveva, disse Platone, la demiurgiche tecne, la tecnica costruttiva, demiurgica. Però gli uomini continuavano a morire. Perché? Perché c'erano gli uomini che uccidevano gli uomini. Avevano la demiurgiche tecne, ma non avevano la politica tecne, gli mancava la politica. Allora Giove chiama Hermes e dice: va e dona loro la politica. Come la do la politica? In maniera corporativa, come ad alcuni ho dato l'arte dell'ingegneria, ad arti dell'architettura, altri della medicina. No, va e dalla tutti quella. Lì era chiaro, la politica che governa la tecnica. La tecnica non riusciva, Prometeo non riusciva, e sopra di lui ci stava la... Lì era chiaro, la politica... Questo è un bel tema oggi, però sarebbe un grandissimo tema. Quale politica? Dicevo prima che non conosci più di 10 parole. Come fa questa? La politica nella quale il potere è coniugato col sapere. Platone dice: come spetta al marinaio invocare il capitano, come spetta al paziente, al malato, cercare il medico, così al cittadino spetta cercare quello che ne sa più di lui. Però, dice Platone, in un confronto pubblico, per curare, se si fa un duello, è vero, tra il sofista e il medico, il popolo per essere curato sceglie il sofista, perché il sofista gliela racconta, lo consola, e il medico dice: guarda, tu stai male e ti devi curare. Il medico non ha i voti e non vince. Questo è il tema, il rapporto tra sapere e potere. Allora Platone l'ha configurato così: il politico sta davanti e guida in solitudine il suo popolo, come Mosè dall'Esodo, che non sta in mezzo al popolo ad annusare i suoi umori e a soddisfare i suoi istinti. Sta avanti, va avanti, e sconta la solitudine, sconta il crocifige. Non osanna, osanna e viva. Quando un politico ha troppi osanna, si può essere un leader, un leaderino, ma non è uno statista. C'è una bella differenza. Sarebbe da intrattenersi su questo rapporto tra sapere e potere. Io mi chiedo, Platone e Seneca, hanno fallito loro perché non sono riusciti loro? Oppure proprio nella natura delle cose che il potere e il sapere, direbbe Tacito, sono res dissociabili, sono incompatibili? Perché il potere deve fare i conti anche con la quotidianità, col principio della realtà, con le risorse, con i limiti, i numeri.
invece il sapere può permettersi, avere sguardi più alati, lo dico anche in maniera non ironica, lo dico seriamente, ma questo è un bel tema. Anche perché oggi non c'è solo che la politica è priva sia, diremmo con Weber, sia di convinzione che di responsabilità, perché di questo si tratta. Perché per essere politici bisogna avere la convinzione e la responsabilità. E qui, di fronte a dei leader di seconda mano, perché al vertice è questo, leader di seconda mano, alla base c'è una sorta di niccianesimo di massa, dove nani su nani e non si vede niente. Questo è un tema, ma c'è un altro tema, che oggi, mentre la tecnica, l'economia, ha lo ius mundi, non ha barriere, la politica è in affanno, non riesce neppure a farlo ius soli. Capite la asimmetria che c'è? La politica locale è stretta. Invece la tecnica ha superato tutto, pensate alla globalizzazione, pensate a internet, pensate anche all'economia. E quindi è impari il duello. Noi siamo ancora lo ius soli, la tecnica ha guadagnato già lo ius mundi. Oggi la potenza della tecnologia ha messo a nudo l'impotenza della politica e Prometeo trionfi in azienda, in clinica, all'università, nella vita quotidiana, in quella associata pubblica e privata. E allora? Guardiamo più da vicino, quali sono i codici della tecnologia, proprio volendo essere proprio scolastichino. Il sapere tecnologico capta immediatamente il novum, la novità, ed è orientata al futuro. E soprattutto adotta il paradigma della dimenticanza, sostituisce il modello nuovo, sostituisce, è vero? I cellulari, il computer, qualunque cosa, il nostro esempio anche della vita quotidiana, c'è il modello della dimenticanza, della sostituzione continua. La tecnologia, pensiamo alla tecnologia medica, ha a che fare molto con che cosa? Con la vita intesa come biologia, il sistema sanguigno, il sistema nervoso, il sistema scheletrico, è vero? La vita intesa come zoe, come biologia. Semplifica la complessità, tutto sto tempo, bisogna semplificarlo di questo modo complesso. La tecnologia deve dare risposte, è chiaro che a Davos, oppure ai summit sulla demografia, sul food, sull'ambiente, non chiamano un latinista come Dionigi, ci vogliono i tecnologi, chiaro, è abilitato alle risposte. Si muove nell'ordine dell'idea dello spazio, ma tutto questo è quindi benvenuta tecnologia, dicevo che questa forma di conoscenza che ci fa stare al passo coi tempi, che supera le malattie, che ha reso questo mondo più civile per tanti versi, è vero. Pensate alla nostra Europa, 70 anni che non conosce guerre, non è vero che oggi tante cose vanno peggio di prima, guai, andatevi a leggere il grande Michel Serre. Ma tutto questo è sufficiente, questo sapere qui, risolve, salva, permettetemi sta parola, risponde a quella domanda, tu chi sei? La verità è che mentre il sapere scientifico e tecnologico ho ancora 6-7 minuti, Giovanni. La verità è che mentre il sapere scientifico e tecnologico corrispondentemente celebra quotidianamente i suoi trionfi e salva anche delle vite, quello umanistico appare in affanno, tenue se non residuale. Dicevo oggi con una persona, nessuno nomina più una parola che prima era, mi ricordo quando io ero ragazzo, tutti si studiava per acquisire lo spirito critico. Da quando è che nessuno usa più questa cosa? C'è quasi il pudore a usare la parola spirito critico. Pensateci, c'è una sorta di rimozione. C'è un sonno della ragione che rischia di costarci caro. Noi siamo disorientati, allarmati, e avvertiamo l'insufficienza di questa risposta. Vanno bene queste risposte, vanno benissimo. Però avvertiamo che c'è un pensiero corto, lo vediamo anche in politica, non ha respiro corto. E così anche la tecnologia che è effimera,
effimero vuol dire quotidiano, è superato quotidianamente, è nella sua logica, è un prodotto, cosa volete che... E noi avvertiamo, è vero, questi inadeguatezza, l'hanno avvertito questi quattordicenni, quindicenni scesi in piazza, che non sanno nulla delle teorie grandi scientifiche, però come dice Vincenzo Balzani, che ne sa tutte, dice scendete voi in piazza, almeno che ascolti noi, però loro l'avvertono nel midollo, l'avvertono che c'è qualcosa che va contro il loro futuro, eh? Quindi si avverte, chi ha le antenne lo avverte, chi non è a Broadway, è vero, lo avverte. Ecco, si ha come la necessità di un orizzonte, uno sguardo panoramico, di vedere un po' le cose un po' più nel completo. Allora, da affidare a chi questo? Ecco, a un pensiero che conosca anche il notum, non solo il novum, ma anche il notum della storia, che guardi non solo avanti, ma anche guardi indietro, che adotti anche il paradigma non solo della sostituzione della dimenticanza, ma anche della memoria, che abbia familiarità con la vita intesa non solo come biologia, ma anche come biografia, non che cosa è l'uomo, ma chi sei tu, cosa fai, cosa ti è successo, perché stai male, l'esistenza individuale, questa è, poi non solo, non dei gran semplificatori, Madonna, questi algoritmi, brr. Va interpretata la complessità, non ridotta, se no si rischia di tagliare dalla carne viva. Bisogna abitare le domande, non solo essere ossessionati dalle risposte. Esplorare i fini, il telos, e poi distendersi nel tempo. Ecco, di fronte a questi scenari che sembrano talvolta fuori controllo e che decretano il disorientamento della ragione, il soccorso può venire proprio dall'umanesimo. In questo mondo in cui oggi si parla di transumanesimo, postumanesimo, io mi accontenterei di umanesimo. Oggi va molto di moda, l'ho usata anch'io, anche nuovo umanesimo, lo usa il nostro arcivescovo, adesso cardinale, lo usa Don Sotti, mi va bene, però negli ultimi mesi l'hanno adottato anche l'attuale premier, anche il precedente, allora io ho un po' di pudore a dirlo questo, il nuovo umanesimo, però così l'avevo detto un anno fa, quindi mi appello adesso a un anno fa, non alla cronaca. Questo cosa vuol dire, questo nuovo umanesimo? Vuol dire da intendersi come, non uno che riscopre le umane littere o gli studi humanitatis del Rinascimento, non è quello. Non che dica che c'è l'altra metà del pensiero oltre la tecnologia, ricadendo nella sciagurata autonomia, nel manicheismo delle due culture, quella scientifica o l'umanità. No, non è questo. No, non è un altro punto di vista sul mondo. Allora che cos'è? Io la dico così, è un pensiero interrogante, è un pensiero che si riappacifica col tempo ed è un pensiero che ha la visione dell'insieme. Pensiero interrogante, l'arte dell'interrogare, amici, amiche, è più decisiva dell'arte del rispondere, che va a fondo. Io quando ho dei ragazzi che mi fanno delle domande, quando non sia dettata proprio da superficialità o da stato brado proprio, mi esalto, perché uno che ti fa delle domande vuol dire già che ha scartato tante risposte, vuol dire che è avanti. E Heidegger diceva che l'interrogazione, la domanda e la pietà del pensiero. Io mi chiedo dove sono finiti i perché interrogativi. Tutti ci propongono incompetenti e ciarlieri delle risposte a domande che non ci interessano e che non abbiamo mai posto. I perché interrogativi, dove sono finiti? I perché? Secondo punto, la riabilitazione, la riappropriazione della dimensione del tempo. Il tempo oggi è messo all'angolo, è mortificato e divorato dallo spazio. www, la grande rete del mondo, è vero.
E noi dobbiamo divincolarci dalle spire di questo presente soffocante. Qualcuno ha scritto che il presente non basta. E io sono d'accordo con lui. Questa riappropriazione del Tempio che ci mette a parte sia del passato e quindi della memoria e della riconoscenza verso i trapassati e sia del futuro, quindi del progetto, della responsabilità nei confronti dei nascituri. C'è una signoria del presente, nella civiltà della tecnica noi consumiamo il tempo per guadagnare lo spazio, ignorando che il tempo è il cuore dell'esistenza. Noi siamo tempo. Possiamo sopportare noi la contraddizione di essere dei giganti e planetari per il web e di essere nani e provinciali per il tempo? Possiamo sopportare questa contraddizione? Pensateci bene, giganti e planetari col web e nani e provinciali col tempo. A pagare questa cesura e censura del tempo sono i giovani ai quali abbiamo staccato la spina della storia. Questo è il tema. Hanno smarrito il filo che riannodi il passato al futuro, per cui i trapassati e i nascituri per loro non esistono. Ignorano che la tradizione, come detto Mahler, non è la venerazione delle ceneri, ma la salvaguardia del fuoco. Conoscono, come dice questo filosofo, l'inferno dell'uguale, non hanno più l'eros della distanza, il pathos della differenza, tutto uguale. Come fa uno a conoscere il presente, uno che conosce solo il presente? Come fa? E il terzo punto, la visione dell'insieme. Elia Scanetti la chiamava la metamorfosi del reale, Umberto Eco l'arte della sintesi, Massimo Cacciari la chiama la scienza dell'intero, Steve Jobs la chiamava la connessione dei punti. Qui bisogna ricomporre la frammentazione dei saperi specialistici, connettere i vari punti, mettere in relazione le singole parti. Chi conosce saperi specialistici e parziali dice verità a metà e chi dice verità a metà alla fine dice delle falsità e delle menzogne. Per dire delle verità, perché due mezze verità non fanno una verità. Ecco, superare qualcosa che unisca, che tenga assieme. Ecco, perché i tempi spiegano le tecnologie, invece l'umanesimo spiega i tempi, questo è il ruolo, la visione dell'insieme, il senso della metamorfosi del reale, perché la realtà è ricca, non c'è un processo lineare, monoculturale, la realtà è nel segno della duplicità, della metamorfosi, la sintesi, l'intero, la connessione dei punti, lo diceva Steve Jobs, che era preoccupato del sapere lineare monoculturale dell'informatica. La saggezza classica pensava bene a questo proposito, perché Cicerone, nei Confini del bene e del male, dice che i precetti dell'uomo, la relazione sua col tempo, la conoscenza di se stesso, seguire il demone, evitare gli eccessi, tutto si doveva comporre nella conoscenza della natura. C'era una conoscenza che non parlava di saperi orizzontali, verticali, trasversali, diagonali, come si dice oggi, Madonna. Sapere anche diagonali, ho sentito l'altro giorno. Loro li chiamavano Enchiklos Paideia, da Kiklos. Kiklos è la figura geometrica della perfezione. Il sapere deve essere circolare. Noi oggi si parla oggi anche di un'idea circolare, ma chi non avverte che il cerchio per gli antichi è il simbolo della perfezione non può capire tutta la portata di questo. Loro l'avevano capito. Bisogna tenere tutto assieme. Cicerone dice, riassumendo la saggezza degli antichi, che si riassumeva nei quattro precetti: obbedire al tempo, conoscere se stessi, seguire il demone, evitare eccessi. Tutti questi hanno valore se si scrivono nella conoscenza
della fisica, della natura. Noi siamo qui ancora a dividere i saperi, per questo Popper ha scritto ritorniamo ai presocratici. E la formazione nostra, io credo che scienziati e tecnologi non rifletteranno mai abbastanza sul fatto che avere un PhD, io quando ogni anno, quando ero rettore, erano circa 400 questi che avevano il dottorato di ricerca, li abbiamo fatti in piazza ovunque, veramente non ci siamo fatti mancare niente. Quando qualcuno mi veniva, soprattutto che voleva il posto all'Università di Bologna, io il PhD, allora ho detto, ma cosa vuol dire PhD? Non c'era uno che sapesse rispondere. Come nessun giornalista ha un corso di master per giornalismo, ho detto, tu sei uno addetto alla comunicazione, sai da cosa vuol dire comunicare, da cosa deriva? Con i miei studenti mi è andato un po' meglio. Ecco, PhD cosa vuol dire? Uno che ha fatto il PhD, cos'è? Un mostriciattolo che sa tutto delle nanotecnologie? No, PhD è, sono le iniziali di PH, filosofia e di doctor. Uno che ha un PhD è un filosofo, deve essere un filosofo. E chi ha il PhD deve capire che lui, prima di essere un mago delle nanotecnologie, un genio della biodiversità, un prodigio dell'astrofisica, lui è un filosofo, è un esperto di filosofia, è un titolare di una visione che tiene tutti insieme, di un sapere alimentato da pensieri lunghi. Questo è tempo di ascoltare, mi viene da dire con Agostino, il clamor, cogitazione, il grido del pensiero. Dov'è? Parlando degli amici medici, lo sanno bene alcuni che sono qui, avevamo titolato Prometeo è entrato in clinica. Prometeo è entrato in clinica, in azienda, all'università. Prometeo è entrato nelle teste nostre, nel DNA ormai è entrato. Prometeo va bene, perché Prometeo ti spiega, ti fa pensare alla diagnostica adesso, fa dei miracoli Prometeo sulla vita. Prometeo è uno che sa di sapere la tecnica. Prometeo dà le risposte. Prometeo segue i ranking, segue i protocolli e i ranking internazionali, è vero. Prometeo ha un linguaggio specifico. Basta questo? Allora io in quell'incontro dicevo, qui accanto a Prometeo in clinica dovete far entrare un altro, cari amici. Dovete fare entrare Socrate. Quel Socrate di cui Cicerone dice ha richiamato la filosofia dal cielo, de vocabit, a gran voce l'ha richiamata dal cielo. L'ha trasferita nelle città, l'ha introdotta nelle case, l'ha portata a interessarsi della vita, dei costumi, del bene e del male. Allora ci vuole Socrate, ovvero il pensiero, perché Socrate parla anche della biografia, lui, non solo della biologia. Socrate è uno che diceva che sapeva di non sapere. Prometeo sa di sapere. Bisogna che lui si imparenti e vada a braccetto con uno che sa di non sapere. Prometeo dà risposta alla tecnologia. Socrate era uno stalker, fermava tutti. Diceva, tu chi sei? Cosa fai? Socrate non seguiva i ranking e la doxa, seguivi il daimon. Ognuno di noi ha un daimon. E se uno non segue quello alla fine della vita, sono guai. Perché ognuno nella vita deve realizzare il proprio daimon, deve andarci dietro. Perché quello non sbaglia. Prometeo un linguaggio specifico. Socrate mirava un linguaggio comune, koinos, in cui la polis potrebbe ritrovarsi. E poi Socrate ha due istanze che Prometeo non ha. Si pone il problema del dialogos, la grande invenzione socratica, del confronto e lo scontro tra ragioni diverse, e poi si pone il problema del telos, ecco l'altro significato della parola finis, del fine, la vita come compito, come destino, come scoperta del motivo per cui uno sta su questa terra. E Socrate questo lo poneva, Prometeo no. Ecco quindi la seconda risposta alla domanda di Agostino, tu chi sei? La prima era, tu sei un fratello di quell'altro.
se poi proprio non vuoi essere fratello, sia almeno cittadino come erano i romani. E la seconda risposta è questa, alla domanda di Agostino. Siamo abilitati al pensiero lungo, intero, completo. Questo è un pensiero interrogante, riconciliato col tempo, intero. Ho finito. Ne segue che il nostro sguardo va diretto in avanti, proiettato. Noi siamo un progetto che non basta mai e va innalzato, va elevato. Dobbiamo trascenderci. Ieri ho sentito il commento del canto 17esimo, infuturarsi. A livello delle nostre attese e dei tempi che viviamo, noi non possiamo vivere saturi di questa immanenza che non ci consente di rivolgere lo sguardo né oltre né verso l'alto. Bisogna condurre e condurci oltre il viaggio orizzontale della rete e delle tante reti, perché oltre al viaggio di Ulisse c'è il viaggio di Dante che va in un'altra direzione. Come? Affidandoci alla parola, perché la parola è la nostra marca distintiva, perché la parola è la chiave fatata che apre ogni porta. Don Milani, lettera a Ettore Bernabei, 1956, chiamo uomo chi è padrone della sua lingua. E affidandoci alla memoria, noi dobbiamo salvare la memoria, noi stiamo perdendo la memoria. La memoria delle origini, a me interessa non l'Apocalisse, i toni apocalisse, a me interessa la Genesi, l'origine, la Genesi deve essere la nostra passione e ossessione, ricominciare da capo con la mente, il cuore, le braccia, i nervi, direbbe l'Alberti. Dobbiamo avere memoria delle origini, di ieri, degli altri, di noi. Se perdiamo la memoria, perdiamo la storia, perdiamo la politica, perdiamo gli altri, perdiamo noi stessi. È un bel compito questo per la scuola e per l'università. Abbiamo etichettato l'umanesimo come sapere soffice, debole, soft. Soft, è vero? Quando non addirittura opzionale rispetto ai saperi duri, forti e quelli hard. Diciamo che ci sono le scienze dure, l'acronimo STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics. Quello è il sapere vero, il sapere duro. L'altro è un sapere soft. Non è così. Come nel computer e l'hardware che coi suoi componenti, il disco fisso, la scheda madre, il processore, la memoria RAM fa girare i programmi immateriali e logici, del software, così l'umanesimo, in quanto detentore di un pensiero improntato alla sintesi, all'intero, all'insieme, al molteplice, è la struttura dura che legge e protegge i programmi di tutti i linguaggi. È l'inverso, è tutto il contrario. Il grido del pensiero è l'hardware. Un esempio di questo hardware, di questa struttura dura del pensiero, ci viene da un passo famoso di Sofocle che fa l'eco a quel Prometeo di Eschilo appena letto e che a mio avviso definisce la nostra identità, riconducendoci al primo significato della parola finis. Molte le meraviglie, ma nessuna tremenda come l'uomo. E gli vale che il mare bianco ai colpi di tramontana passa sul tumulto dell'onda che si frange. Egli, la dea più grande, terra eterna infaticabile, affatica al volgere degli anni, solca al giro degli aratri, sospinti dalla stirpe dei cavalli, la specie dei volatili leggeri, le genti delle fiere selvaggi, la natura marina dell'oceano, egli irretisce nella spira delle trappole ritorte, l'uomo ingegnoso. E domina con l'arte la belva che va libera sui monti e costringe il puledro dalla folta criniera al giogo che rinsera il collo e l'instancabile toro montano. E parola di pensiero, e parola, e pensiero di vento e desiderio di politica egli ha preso da solo. Egli ha imparato come sottrarsi sotto il cielo, ai dardi grandinanti degli inverni inospitali, pieno di mezzi, sempre. Senza mezzi nulla affronta che venga dal futuro. E oltre ogni speranza egli ha il sapere della tecnica e segue il male o il bene, ora l'uno o l'altro.
solo dall'Ade non ha trovato fuga, egli che ha escogitato ogni rimedio per mali irrimediabili. Bene, grazie ancora una volta, professor Dionigi, per questa, voglio chiamare una lezione di storia, perché il professore ha distinto la storia dalla geografia e ha detto che noi oggi siamo campioni di geografia perché possiamo spaziare in tutto il globo, in tutto il mondo, ma senza una storia che abbiamo dentro, che abbiamo dietro, non possiamo conquistare nulla di solido e di profondamente umano, perché richiamo solo velocemente questi due sconfinamenti che Dionigi ha presentato, parlando dell'uomo come finis, verso una fine, come finis, che ha un fine, uno scopo, ma soprattutto l'uomo come un confine che però è aperto al di là di se stesso, ed è quello che, leggendo la storia, in particolare questa lezione di storia romana che ci ha dato il professor Dionigi, la civiltà romana si è espansa attraverso un atteggiamento di apertura e di inclusione, per cui è stata capace di aprirsi a tutti i popoli che anche conquistava, ma di includerli sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista umano. E allora questo sconfinamento che dovrebbe anche ispirarci oggi nel superare le barriere, i limiti che ci costruiamo, questo sconfinamento dovrebbe portarci a riscoprire il concetto della fratellanza, della fraternità. Il secondo sconfinamento che ci ha presentato il professor Dionigi è quello che riguarda il confine della tecnica, che senza un'apertura all'umano, questa tecnica, la tecnologia, diventa una tecnocrazia, prende il potere sull'uomo invece di permettere all'uomo di prendere possesso di se stesso. Ecco, questo secondo sconfinamento ci deve permettere di essere autenticamente umani secondo questi criteri che ci ha indicato il professor Dionigi. Essere sempre capaci di interrogarsi, di domandarsi sulle cose, avere uno spirito critico. E si rifaceva a Sant'Agostino perché Sant'Agostino indica il fondamento della ricerca della verità nel dubbio. Se dubitiamo, allora noi esistiamo e possiamo quindi anche aprirci alla verità, ma è proprio questa capacità di interrogarsi che ci fa seguaci di Socrate e non soltanto di Prometeo, non solo dei tecnologi, dei tecnocrati, ma degli uomini che si sanno interrogare e quindi si sanno aprire a tutte le dimensioni del tempo e sanno vedere le cose nel loro insieme. In questi sconfinamenti di cui ci ha parlato il professor Dionigi c'è però un elemento col quale il professore ha esordito all'inizio, che è attraverso sempre Sant'Agostino l'apertura dell'uomo a Dio.
a un Dio che anche questo non si lascia afferrare dentro delle risposte facili, ma a un Dio che si manifesta, ecco questo è il concetto che avevi presentato, si manifesta nel silenzio. Ecco, mi piace ricordare una lezione che ho fatto proprio ieri a scuola con gli studenti, richiamando un personaggio del nostro tempo, Edith Stein, questa ebrea diventata atea ma poi convertita, diventata monaca carmelitana e che è finita ad Auschwitz, come molti di noi sanno. Edith Stein scrisse in un articolo che compose poco prima di morire, scrisse una cosa che credo che abbia colpito Giovanni Paolo II, quando disse, ecco, nei momenti più difficili della storia di Europa, nella storia medievale, nella storia dei grandi sismi della Chiesa e poi nell'epoca moderna, nelle divisioni, nelle guerre che ci sono state, Dio si è manifestato attraverso personaggi come Francesco e Domenico nell'Alto Medioevo, ma soprattutto con sante come Santa Brigida e Santa Caterina, che hanno sviluppato nel silenzio, nella meditazione, hanno trovato nel rapporto con Dio la forza di agire poi anche nella storia. E dopo di loro, quando è sorto il protestantesimo, la Chiesa ha trovato i suoi campioni in una Santa Teresa d'Avila e in San Giovanni della Croce. Tutti personaggi che hanno scoperto, coltivato Dio nel silenzio, nella preghiera, nella contemplazione e poi sono stati anche capaci di agire e di salvare la Chiesa. Ecco, dico questo perché anche oggi, forse noi non lo sappiamo, non ci accorgiamo, ma c'è chi silenziosamente ha agito nella storia della Chiesa per riunire quello che noi uomini invece dividiamo attraverso le nostre guerre e le nostre divisioni politiche. E un personaggio in particolare, che è quello che presenteremo al prossimo martedì, è Monsignor Pierre Claveri, un domenicano, fatto vescovo, che ha coltivato il dialogo con i musulmani e ha scritto delle pagine bellissime sul valore dell'Islam, del musulmanesimo, ed è finito invece ucciso dal fondamentalismo islamico negli scorsi decenni. Ecco, noi parleremo di Pierre Claveri il prossimo martedì di San Domenico, che è il 29. Aspetta che ci guardo bene, il 19, scusate, tra due settimane, 19 novembre, e verranno a parlare Monsignor Pier Battista Pizzaballa, che è vescovo in Terra Santa, e il mio confratello, stato mio studente, è Claudio Monge, domenicano, che vive a Istanbul in Turchia e lì porta avanti quella missione che già Pierre Claveri aveva svolto nella sua vita. Ecco, questi personaggi ci danno una dimensione di un'apertura a Dio e agli altri attraverso questo sconfinamento spirituale, possiamo dire. Ma voglio ancora una volta ringraziare il professor Dionigi che con questa ricchissima lezione di storia ci ha fatto capire che se vogliamo guardare avanti dobbiamo voltarci indietro e nutrirci del notum di quello che ci hanno trasmesso le generazioni precedenti per poter
guardare con sguardo autenticamente umano e non deformato dalle ideologie, dalle tecnologie e così via, per poter guardare avanti. E c'è questo libro che ho qui tra le mani, Osa Sapere, è il libro che Dionigi ha composto, vedete, molto piccolo, ma c'è tutto quello che questa sera il professor Ivano ha detto, si legge tutto d'un fiato e lo si ascolta con l'intensità con la quale ha parlato questa sera il professor Dionigi. Se vogliamo ripensare, riflettere su quello che stasera abbiamo ascoltato, potete procurarvelo questo libro qui all'uscita. Ma ringraziamo soprattutto, prima di tutto, Dionigi per quello che ci ha detto questa sera. Buonasera. Thank you.